Ciao ragazzi e bentornati su questa mia serie dedicata a Stranger of Paradise. Dovremmo aver superato anche di un pochino la metà del gioco. Abbiamo ridato energia a 3 cristalli su 4. Stiamo andando dall'ultimo che si trova, immagino, sott'acqua. Dobbiamo però prima superare un altro dungeon, le rovine meccaniche. Un dungeon ispirato alle rovine ronca di Final Fantasy V. Come altre location, anche questa non era presente in Final Fantasy 1. Nell'originale avevamo a che fare col villaggio di Ortank, dove ci impadronivamo di un sommergibile con cui raggiungevamo il Tempio Sommerso. Io non so nulla di questa zona, ho visto un trailer che non dava molte indicazioni, quindi per me è una completa blind, a parte purtroppo ovviamente quello che è il boss finale che è stato rivelato. Quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo con le rovine meccaniche. Già che i suoi compagni hanno sconfitto i demoni del vento, del fuoco e della terra, liberando i rispettivi cristalli. Una volta fatto ritorno alla fortezza volante, si ritrovano di nuovo di fronte ad Astos. L'elfo oscuro spiega loro che, poiché hanno lasciato per ultimo il cristallo dell'acqua, i pirati di Pravoca sono in rivolta. Si offre quindi di cercare di placarli mentre i guerrieri si affrettano a liberare il cristallo mancante. Jack non riesce a capire che intenzioni abbia Astos, ma finché l'elfo oscuro si occupa di spianare loro la strada verso il cristallo e il demone dell'acqua, non se ne preoccupa troppo. Il gruppo si mette così in marcia verso le rovine meccaniche. Si torna a parlare di questa questione dei pirati. Non ho capito quanto possa essere influente questa sottotrama laterale rispetto alla trama principale. Ne hanno parlato, ho guardato anche i dialoghi nella città di Cornelia e a parte scoprire che il soldato esperto e quello inesperto in realtà sono Biggs e Wedge, quindi due personaggi onnipresenti nella saga, quei dialoghi erano quasi tutti incentrati su questa crisi di Pravoca, coi pirati che addirittura rischiavano di raggiungere Cornelia nelle loro scorribande, quindi se ne parla molto, però sembra che il nostro gruppo, al momento almeno, se ne disinteressi. Quindi, iniziamo. A punti di uno sciocco 22, manca il 21, le rovine meccaniche. Questa zona è stata creata duplicando una regione del quinto cronotopo, che prosperò grazie all'energia del cristallo. Secondo il mio modesto parere, avrebbero dovuto riprodurre questo secondo aspetto di quella dimensione. Invece hanno scelto queste rovine. Una sorta di enorme nave da guerra piena di armamenti. È una nave da guerra, quindi potremmo usare proprio questo veicolo per raggiungere il Tempio Sommerso? Sembra che si trattasse in origine di una risorsa di emergenza, dato che l'uso del cristallo, che ne costituisce la fonte di energia, era stato limitato alle crisi più gravi. Tuttavia, nessuna situazione tale si verificò in quell'epoca e le rovine finirono per essere inghiottite sottoterra, per poi trasfigurarsi in una distorsione. Mi è parso di capire comunque ormai che le distorsioni sono delle conseguenze di questo duplicare, di questa duplicazione di elementi presi da altri cronotopi, quindi da altri titoli della saga, e riportati nel mondo di Stranger of Paradise. Proseguiamo. Sì, mi aspettavo un filmato e un filmato arriva. All that's left is the water crystal. Yeah, and the final fiend. Hey. Tocca a Jed. You might not like this, but you know I like to speak my mind. Let's go. Noi abbiamo avuto delle informazioni sul passato di tutti, tranne che di Jed, quindi penso che sarà lui il fulcro dell'ultimo filmato. Ma probabilmente dell'ultimo filmato quando raggiungeremo il cristallo, quindi non è detto che si parli proprio di questo livello. Rovine meccaniche. Abbiamo subito un oggetto dietro di noi. E iniziamo così. Cominciamo a prendere oggetti di livello 63, quindi davvero alti rispetto a quello che abbiamo visto nel dungeon precedente. Sì, vedete? Ci sono le felci, ci sono le piante, che è una cosa tipica delle rovine ronca. Questi cannoni li abbiamo visti nella fortezza volante,
Quindi mi viene da pensare che anche questo luogo sia di origine lufeniana. Sto esplorando a fondo. Qua c'è un oggetto. Che cos'è? Una console? Cosa facciamo? Diamo energia a qualcosa. Stiamo restituendo energia dei meccanismi. Ok. E infatti questo si accende. Ok. Questo però avrà un suo lato positivo, perché in questo modo ci apriremo la via, immagino. Qua le luci sono accese. Se io ci vado sopra, si apre. Se io... Sì, è finalmente aperto, come se avessimo impiegato molto tempo a cercare di aprirlo. Quindi devo aspettarmi questo genere di meccanica. C'è uno scrigno che non posso raggiungere, si va oltre. Sto cercando di raggiungere il livello 30 col Dragoon. Spero di riuscircela a fare durante questa missione. Che zona strana. C'è qualcosa. Una scala che dobbiamo ancora abbassare. Un robot, perfetto, un guardiano. Siamo in pieno stile lufeniano. Soldato si chiama. Tra l'altro mi pare che ci fossero proprio nel tempio sotterraneo i soldati, che erano delle versioni più forti dei guardiani che c'erano in altre zone. O forse il contrario rispetto alla fortezza volante. Parlo di Final Fantasy 1 ovviamente. C'erano dei robot. Qua c'è un'altra struttura meccanica, un'altra torretta. Un tridente, livello 61. Ci sono un sacco di cannoni, io non sono sicuro che poi si attivino tutti, eh. Vediamo. Questa non si apre, ok. Ci vuole un altro interruttore, quindi sì, si attiveranno tutti. Di qua si cade, eh. Di qua si cade. Cioè, ma qua ci sono i robot con i martelloni addormentati. Dannazione. Che scenario inquietante. Avrete notato che ho cambiato di nuovo l'equip, perché si trovano oggetti di livello talmente alto da andare a modificare in continuazione quello che indossiamo. Elementale della terra che non si era avveduto della nostra presenza e si prende un sacco di botte. Qui dovrebbe esserci l'interruttore. Infatti è proprio qui. Accendiamo. A questo punto si metteranno in moto tutti i soldati di prima, più tutte le torrette della stanza precedente. Signori, potrei anche fuggire, eh. Potrei anche fuggire. O andare di salti. Boom. Fantastico. Il salto è risolutivo. Oltre a essere clamorosamente ad area senza apparente motivo. Fantastico. Ecco la torretta. La prima è andata. Chissà se ci spara missili. Quasi quasi provo con le prossime. Allora di qua non si torna indietro. Impraticando nel loro armamento sia le coppie di missili che i raggi di fuoco, chiamiamoli così, di energia rossa. Forse quando siamo molto vicini lanciano il raggio, non lo so. Comunque, li stiamo eliminando senza problemi. Sono nemici semplici. E abbiamo attivato la porta. E abbiamo superato un altro ostacolo. Un altro interruttore, questa volta un interruttore che non possiamo pigiare? Ma scherziamo? Eh già, quindi che senso ha? Superiamo la porta. Ah, è un ascensore. E ci stiamo muovendo, ok. Serviva per richiamarlo. Ma quanti ascensori ci sono in questo mondo? Anche Jed si sta ricordando di una stanza tutta bianca.
Tra l'altro, nel trailer, nel final trailer, mi pare, o forse in una delle immagini rilasciate insieme, si era visto Jed nel prato, da dove abbiamo iniziato anche noi. Questa arena è molto grande. Mi aspetto che arrivino tutti i nemici che vedo, anche ai lati. Forse arrivano mano a mano che sconfiggo. Sì, infatti, succede proprio così. Mano a mano che faccio fuori i nemici, arrivano nuovi avversari. Ma me la son cavata molto bene. Sì, sì, molto bene. Facciamo fuori l'ultimo, sperando che la bocca non tiri fuori altri avversari. Ok, è andata bene. Che perdita di tempo, dicono. C'è ancora un nemico? Mamma mia, due nemici. Ho la sensazione di fare danni da fulmine quando colpisco con la mia arma, perché ogni volta che colpisco vedo dei fulminetti. Mausoleo dei coraggiosi. C'è un documento qua. C'è un documento. Neanche molto custodito, così. Sulla strada principale. Ah, sto aspettando che finiscano di parlare i miei compagni. Andiamo. Luce, oscurità e la questione umana. Appunti di un lufeniano 03. Vari cristalli sono stati collocati nel mondo per mantenere l'ordine e stabilizzare gli elementi, ma gli umani si sono aggrappati alla loro luce e hanno iniziato a nutrire speranza autonomamente. Di conseguenza, la quantità totale di luce nel mondo è aumentata e l'equilibrio è stato notevolmente intaccato. Abbiamo cercato di ripristinarlo aumentando l'oscurità, ma questo ha solo complicato le cose. L'oscurità ha influenzato le emozioni degli umani, sbilanciando notevolmente il mondo in direzione opposta e dando vita alla credenza che esistano entità negative, fittizie, chiamati demoni. Quindi ce li siamo inventati noi? Gli umani si sono rivelati una causa persa. Sarebbe stato auspicabile eliminarli nel corso dell'ultimo conflitto. È necessario rivalutare il progetto. Non che aggiunga molto, ma le cose che vengono dette sono inquietanti. Si parla di un conflitto tra lufeniani e umani. O forse qualcosa di diverso. E la conferma che i demoni non esistono, anche se ne abbiamo uccisi tre. Cioè, sembra che i demoni li abbiano creati gli umani a furia di crederci. Forse proprio per quella oscurità che è stata mandata nel mondo per andare a equilibrare la luce che stava cominciando a essere troppa. Quindi in pratica all'inizio di Final Fantasy 1 l'oscurità sta avendo sopravvento perché i lufeniani hanno dovuto aggiungerne per andare a pari con la luce, sembrerebbe. Proseguiamo. Cerchiamo di capire. Qua sento vibrare tutto, quindi sta sparando la torretta quella grossa. Nemici. Io li comincio già a bersagliare. Cavolo, che botta che ho preso. Il raggio punta proprio in questa direzione. Mamma mia. Se vado di qua, prendo lo scrigno. Mi va più che bene. Dobbiamo approfittare di queste colonne che ci riparino. Magari colpisce anche i guardiani. Cavolo! Penso che a difficoltà alta, se ci becca, ci ammazza. Però uccide anche i suoi. Positivo. Cavolo, distrugge anche le colonne. Si corre. Nemici. Sto parando il raggio. Che qua mi becca. Uccidiamo il soldato, poi ci pensiamo. Una volta partito il raggio non cambia la direzione, quindi potrei baitarlo in qualche maniera. Siamo in una zona pericolosissima.
Però siamo riparati, il che è positivo. Ci pigliamo lo scrigno e ci diamo un'occhiata intorno. Di qua si andrebbe lì, io quasi quasi ci vado, perché così vado a pestare questa torretta e almeno lei me la levo dalle scatole. E ci pigliamo anche lo scrigno. C'è il supercannone. Sto facendo una cacchiata. Ok, l'ho evitato. No, colpiva qualcosa. Fuggiamo. Qui c'è una scala. Torretta e jaguaro. Allora, stando qua, mamma mia, è gigante quel cannone. È quello che si vede nell'icona del trofeo. Sapete che io sono molto attento a questo aspetto, perché ho fatto un video apposta su questa cosa, dove cercavo di individuare più informazioni possibili dall'icona dei trofei. Siamo alla fine della propria vita, direi. Ci ha spinti. Allora, baitiamolo e prepariamoci allo scatto. Via. Allora, salto. Abbiamo distrutto il primo generatore di energia. Che potrebbe bastare? Potrebbe bastare. È bastato. Possiamo... No, per niente. Dobbiamo fare un'altra strada per raggiungere l'altro... l'altro generatore. Mi ha praticamente ucciso. Allora, volendo lo posso parare, Però, mamma mia. Mamma mia. Ma la difficoltà alta, come si fa sto pezzo? Qua c'è una roccia che mi proteggerà? Sembrerebbe. Gli stiamo proprio andando incontro. Sento parlare. C'è un boss. Allora, se sto sotto il cannone non mi becca. Mi ha paralizzato. Lo psicodemone. Uno dei mini boss di Final Fantasy 1. Primo mini boss di Final Fantasy 1. E lo abbiamo eliminato. Tra l'altro una morte orrenda. Bene, abbiamo distrutto il cannone. Abbiamo distrutto il cannone. Si è rotto automaticamente anche l'altro generatore, che però non abbiamo potuto in nessuna maniera raggiungere. Mi chiedo se fosse possibile. Perderò qualche minuto per provare ad andare in quella direzione. Sì, ho raggiunto una zona nuova che non avevo ancora visitato e che probabilmente mi fa arrivare fino al secondo generatore ormai distrutto. Così abbiamo visitato tutto. Ecco, era qua. Non mi posso gettare, quindi... Ah sì, forse sì. No, forse no. No, devo comunque tornare indietro. Però abbiamo visto quale sarebbe stata l'alternativa, cioè distruggere i due generatori e arrivare al cannone ormai disattivato. Poteva essere anche una strategia. Noi abbiamo rischiato molto, ci siamo presi anche delle botte in faccia paurose per poter raggiungere il cannone mentre era ancora attivo. Sono basso coi punti vita e spero di trovare un salvataggio. Eccolo qua. Perché col salvataggio penso che mi ridiano infatti 5. Ho ricreato decine e decine di nemici, però se non altro posso affrontare un pochino più tranquillo il boss finale. Qua c'è uno scrigno nascosto. Tridente di livello 64. Superiore a quello che ho io, immagino. Molto bene.
Ho anche un mantello alla Clint Eastwood. E apriamo la porta, mi immagino che ci sia un filmato. Boss, che ho visto? Che mi sembrava Omega. Vediamo se è così. Ma che cacchio di roba ho in faccia? Touch it, and someone else's memories become yours. If you want to stay who you are. Lo scorpione, lo scorpione. Don't let it come near you. Bene, uno scorpione meccanico. Avvolto anche dall'edera, dalla vegetazione. La musica è la Battle of the Big Bridge, mi sembra, dal giretto iniziale. Ha distrutto tutti i ripari, molto bene. Cerchiamo di... Allora, è vulnerabile a qualcosa? Ah sì, è vulnerabile probabilmente all'elettricità che esce dal mio tridente. Gli abbiamo rotto qualcosa? Lo stiamo brutalizzando. Salto. Boom. Ok, prima fase andata. Ora è più cattivo. Sembrerebbe più cattivo. Sembrerebbe, forse non lo è più cattivo, ma sembrerebbe più cattivo. Gli sto facendo un botto di danni col salto, eh. Io continuo, finché ho mana io glielo uso. E poi... potrebbe essere il boss più veloce della storia, eh. Lo è, lo è. L'abbiamo sconfitto. Boss più veloce della storia di questo gioco, almeno. Sono sicuro che ha difficoltà più alta... È ostico, però mi è andata bene. Anche perché avevo l'equip giusto. Sento dei versi strani. Ci pigliamo il trofeo e ci prepariamo al filmato. Che avrà come protagonista Jed, per forza di cose. Cosa fa? È impazzito. Vuole ricordare lui. Vuole essere preso dalla bruma. Eccolo qua, lo sapevo. Si sono conosciuti nel prato, ma se ne sono dimenticati. Ci conosceva già. But if I become a warrior of light, why would I come back? I'm nobody around here anyway. Sapeva che noi eravamo potenti e voleva viaggiare con noi per avere una chance, secondo me. Pretty bold for a nobody. Yeah. You're free to go home later, but for now I need you here. Boh, mi sembra che l'amicizia sia consolidata, si danno pugnetto, quindi tutto a posto. A parte gli equipaggiamenti improponibili. Direi che è finito, perché dobbiamo raggiungere il prossimo dungeon. No, vabbè. Eccoci qua. Ricordando. Sì, ha senso anche il titolo. Ci siamo presi degli oggetti, direi da Mago Nero. E si è aperta la missione per Acqua nei ricordi, livello 74, decisamente più alto rispetto a quello di prima. Noto che è arrivata una missione secondaria proprio qui. Mi do un'occhiata in giro per vedere se è comparso qualcos'altro. Ce n'è un'altra qui, ricordi rosa. Forse... un'altra qui? No? No, sono soltanto due le missioni secondarie che hanno aggiunto
Sì. Beh, potremmo farle per alzarci un minimo di livello e non rischiare di essere traumatizzati da questa esperienza nel prossimo dungeon, che affronteremo nel prossimo episodio. Si andrà sott'acqua, temo, in un'ambientazione molto simile a un Mako Reactor di Final Fantasy VII, quindi sinceramente non vedo l'ora. Io per ora non posso far altro che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. A presto!